Maggio non è stato dei migliori. Dal 10 giugno in poi ho visto muoversi più gente, insomma il commercio ha iniziato ad essere più fiorente. Per dare impulso al turismo e dunque alle vostre attività, vi aspettate che cosa? I mezzi innanzitutto, i mezzi pubblici, il traffico sono la rovina, credo che siano dei cardini come problema. Perché quando si blocca Salerno è ovvio che chi sta a Salerno non può venire, chi sta a Cava, perché ad oggi anche tanti B&B funzionano a Salerno e tanti a Cava. Quando le strade non funzionano non arriva gente qua, si blocca tutto. Vietri è forte comunque, ormai non teme nessuno in costiera, però c'è da fare. I turisti si iniziano a vedere, sono molti stranieri e si lavora. Si potrebbe lavorare ancora di più, occorrebbero più servizi, perché c'è chi dice occorrebbero parcheggi, c'è il problema traffico, è così realmente, lo percepite? Diciamo che noi personalmente come attività no, il turista lo vediamo, il lavoro ce l'abbiamo, quindi fortunatamente diciamo che su questo campo non possiamo lamentarci. Ma bisognerebbe implementare un po' qualche servizio in più, diciamo, anche se stanno già operando. Il nostro caro sindaco Giovanni De Simone e tutta la giunta comunale sono all'altezza della situazione. Il traffico frena un po' l'affluenza dei turisti, soprattutto nei fine settimana? Il traffico è una cosa importante per Vietri, essendoci strade piccole, molto affollate di fine settimana che si crea, ecco, anche per il commercio uno stop. Il mese di giugno sta andando abbastanza bene. Si lavora soprattutto con turisti, immaginiamo, no? Prevalentemente turismo locale e qualche cosa di poca roba straniera, diciamo. Molti si lamentano per il traffico quanto incide sulle attività di ristorazione? Credo che incida, perché molte volte nel caso nostro abbiamo delle prenotazioni e poi delle disdette perché non riescono a trovare, stanno bloccati nel traffico oppure non riescono a trovare parcheggio. È il solito problema dei servizi, in effetti.